Ciao raga, ciao! Questo è il video mensile in collaborazione con Fedi Kitty. Ma ciao Fedi, Federica, Fedi Kitty, qui sotto metterò il link al suo video, ovviamente. Facciamo questo video mensile sulla faccia del giorno, Face of the Day. E visto che adesso siamo in autunno. Moriamo come le foglie. Scusate, un colpo di tosse. No, mi piace molto l'autunno con i suoi colori, però non ho fatto. Avevo in mente, ah ecco, avevo in mente un trucco così. Sono i miei nuovi fazzoletti presi alla Coop, carini, con le foglie d'autunno. Mi sarebbe piaciuto un trucco così. Chissà, magari Fedi farà così, non lo so. Invece mi è venuto fuori così. Lo sapete. Cioè, sono venuta qui, la mia postazione, questo è quello che è uscito fuori. Va bene così. Finalmente mi sono vestita da alberello di Natale. So che è troppo, è tutto insieme, sì. Lo so. Ah, mi manca un orecchino, è vero. Vabbè, pazienza. Magari l'aggiungo adesso, se riesco. E so che è troppo. Sono. Ah sì, ma cavoli, com'eravate? Sono riuscita. E sono vestita da casa. Io vi faccio vedere, ma l'outfit sono i miei soliti leggings. Poi sotto ho la canottierina della salute. Però un po' sexy, quella con il pizzettino, e poi la mia maglietta che per adesso, per l'autunno, va bene. Poi naturalmente, ecco, non so cosa vedrete. Niente, anche la felpa. Questa è Face of the month, scusate, del mese, che de del mese. Allora, con Fedi Kitty, molto bene. Certi prodotti sono sempre gli stessi, cioè il copriocchiaie della Maybelline. No, antietà, ovviamente, ovviamente a me non lo dici. Medio chiare, cioè, ovviamente, cosa? Che sta scendendo? Ne ho un altro? Sì, non l'hanno tolto dal commercio, diciamo, almeno per adesso io ne vedo ancora. Ok, quindi qui sono ancora leggermente abbronzata grazie all'auto abbronzante. Quindi, invece del fondotinta oppure della BB Cream, ho messo ancora la Sun Club, la numero 1 di Essence. Questo fa parte anche del prodotto con il buco, ok? No, perché su Instagram facevano la foto delle cose con il buco. Ecco, questo fa molto, molto parte di quella categoria. Ne ho un'altra, ma secondo me finisco questa, poi basta. Ecco, sì, farò così. Finisco questa e poi inizio con la BB Cream. Ok, anche se sarò un po' abbronzata perché voglio finire anche l'autoabbronzante. Questo anello mi piace moltissimo. Ok, poi, allora, aspettate che intanto li metto via e li metto da parte, se no faccio confusione. E ho fatto anche un po' di contouring con la terra. Però si vede poco, ovviamente, perché c'è anche sul resto del viso. Il blush arriva dall'Austria, quindi non, è una marca Be Pretty che non conoscete. Arriva dall'Austria, dalla mia amica Alessia. Ciao, un bacione Alessia. Domani ci vediamo in ufficio. E il colore è molto, molto, molto bello e anche un po' sbrilluccichino. Io adopero sempre. Ecco, mi sembra che si veda poco. Ne metto ancora un po'. Ecco, così mi piace di più. Sempre con questo pennello, il mio, che metto. Mamma mia, non capisco più niente. Ok, il blush va lì. Poi blush, poi ho messo questa riga verde, arriva da questa matita doppia di Kiko, dove di qua c'era il verde, di qua l'oro. Non so se hanno dei. Sì, dei numeri. Eccolo qua. 105 mi pare, giusto? Non guardate le unghie, devo ancora farle, ma non le farò verdi, non credo, non lo so.
ho fatto la manicure, ma devo ancora mettere lo smalto. Quindi il verde che vedete qua sotto, sia nella riva palpebrale inferiore che fuori, è questo. Ho fatto le punte a tutti. L'oro è questo da questa parte, che vedete l'oro lì, e l'avevo messo anche su tutta la palpebra comunque, tutto, 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 così almeno è arrivato fino qua. E metto via. Poi ho provato un po' di fare i miei esperimenti, i miei pacciuchi. Con l'altra, quella che ha l'azzurro e il marrone scuro, avevo fatto la riga col marrone, invece poi non mi piaceva, quindi l'ho fatta. Ah sì, ho preso questa palettina di, come si chiama? Scusate, aspetta. Wet n Wild, quella che ho preso sul sito Machiavellia. Nome difficile, no, vero? E ho messo, quindi ho usato questa palette per questo trucco, a parte la matita verde. Ho usato questo scuro, ecco, facciamo così, questo scuro per accentuare la fine, questo per fare la riga del mezzo, diciamo, come dicono loro, del de definitore, per definire la riga, e poi ho usato naturalmente questo chiaro che loro dicono eyelid, sì, si mette sulla palpebra, qui sulla palpebra, questa è quella mobile, giusto? Sì, perché si muove, ok, quindi qui e basta, quindi questi tre, questo quello più scuro, questo in mezzo e questo chiaro qui si vede, poi loro era su tutta la palpebra e per illuminare. Poi, e questa via. Poi ho usato questo, l'Eyebrow Design numero 2 di Essence per le sopracciglia con il pennellino per pettinarle. Mi trovo benissimo. Sì, sta diminuendo piano piano più dell'altro, più di questo. Ecco, vabbè, arrivo. Più di questo, quello doppio. Però io dico che, visto che l'ho comprato, come fate anche voi, molte volte bisogna finirli i prodotti, giusto? Quindi quando finirò questa matita potrei anche finire quello, tanto cosa cambia. Ormai adesso ci ho preso un po' la mano a fare le sopracciglia. E quindi sono venute bene anche loro. Poi, beh, chi vuole usare piegaciglia, ok, io mi dimentico sempre, anche se ce l'ho fucsia, fucsia, ve l'ho fatto vedere che l'avevo preso sempre dall'OBS di Shaka, perché l'altro era grigio, invece poi ho preso questo, ma non me lo ricordo lo stesso. E ho usato, dai, fermo l'orecchino, il mascara Volume Sguardo Meraviglioso di Deborah, che adesso ho scoperto anche Life in Colors. Ciao Robertina! Ciao! Un bacione! Che infatti dice che è fantastico. Io credo che sia, che dipende dal tipo di ciglia che una ha. Però io ho visto su di lei risultati fantastici e mi sembra di vedere anche su di me. Sono belle, arrivano, se apro bene gli occhi. Aspettate, cioè, si vedono, ecco, si vedono. E quindi io sono molto contenta di questo mascara. Poi cosa ho usato? Ho usato questa matita di Kiko, ecco, guardate, si chiama All In, che da una parte ha la punta a pennarello, con il pennarello ho fatto la linea, ho tracciato la linea dell'eyeliner, mentre dall'altra parte si fa così ed è come una matita normale, nera, e l'ho messa nel bordo qua sotto, palpebrale inferiore, superiore, giusto, superiore. Devo dire che funziona molto bene, mi piace. Dunque, mentre parlo metto via perché sennò non capisco che cosa mi manca. Beh, pennellino che ho usato è nuovo, me l'avete detto voi di cambiare pennellino, non ricordo più esattamente chi, ma qualcuno me l'ha detto. Infatti con questo
Mi trovo meglio, un po' più largo per sfumare invece di quello piccolino che avevo preso dai cinesi. Vabbè. Non è colpa loro, voglio dire. Bisogna cambiare anche pennelli per vedere come ci si trova meglio. L'ultima cosa è la bocca. Sapete che è l'unica cosa che mi piace di me stessa. Vabbè, scherzo, ma mica tanto. Ho messo, adesso mi piacciono le matite labbra. Questa della Shaka si chiama numero 5 Praline. Praline, ecco, scusate se sbaglio, magari è sopra, sotto, ma comunque numero 5 Praline, ve lo dico io, va qua insieme alle matite labbra e sopra, cioè la matita l'ho messa tutta, su tutte le labbra, l'ho messa su tutte le labbra, un filo di serietà mai. Perché almeno quando mi viene via il rossetto, magari se una deve mangiare, bere, fare altro, diciamo, e, che ne so, io baciare, certo, baciare, il rossetto può venire via, ma la matita resta molto, molto più a lungo. E come rossetto, visto che il trucco degli occhi mi sembra molto importante, anche se io ci uscirei, ma infatti oggi esco, vado da mia nipote, ciao, e il numero 5 dell'Essence. Quelli che mi piacciono di più alla fine. Marrone, perché lui si chiama il numero 5 Dare to be nude. Ed è questo colore. È tipo nudo, però diciamo che non è troppo chiaro come quello dell'altra volta che non mi piace, non metterò mai più i rossetti chiari, come non metterò mai più i rossetti scurissimi, no, anche viola, ma scurissimi no, perché mi si vede. Invece questi vedete che sono perfetti. E sto facendo una scrematura dei rossetti anche per non mettere quelli che non mi stanno bene, giustamente. Quindi questo è il rossetto e questa è l'ultima cosa. Poi naturalmente vi ho fatto vedere i miei orecchini tipo albero di Natale che io metto sempre molto volentieri, almeno li ho presi l'anno scorso, e quindi vedete che adesso ricominciano una nuova stagione, ritornano a rivivere. Mi fa molto piacere. Questa una sobria collanina sul verde, è un po' troppo insieme, ve l'ho già detto. Magari ci voleva soltanto una catenina d'argento, magari anche niente, però ho voluto esagerare, ovviamente, no? Adesso vado a farmi le unghie, raga, e basta. E poi devo fare molti, ma molti, ma molti altri video. Allora, un saluto a Fedi Kitty, mi fa molto piacere questa collaborazione mensile, il giorno 25. Chissà a Natale cosa faremo, non lo so. E però ho un'altra co collaborazione fissa il giorno 20, ma ho deciso di non averne più di fisse. Al limite una terza all'inizio del mese. Facciamo 20-25, poi magari all'inizio del mese una ancora c'è la possibilità, è vero. Ma poi basta perché voglio essere libera di mettere i video quando più mi piace, ecco, anche per trovare il tempo. Ok, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao raga! Mua!